lunedì 29 agosto. Ariete, l'ultimo lunedì del mese si prospetta piuttosto tranquillo, scandito da ritmi solitamente lenti e regolari, voglia di casa e di famiglia, sentimenti al riparo da tentazioni. Oggi l'amore più grande sono i cuccioli di casa, di qualsiasi specie. Toro, Mercurio, Venere e Giove sono dalla vostra, oggi tutto ruota intorno alla comunicazione. Contatti con l'estero favoriti da un'ottima padronanza linguistica, se il partner è lontano gli scrivete di continuo, messaggio dopo messaggio la distanza si dissolve. Gemelli, giornata positiva per i guadagni, rimessi però subito in circolo dalla vostra generosità. In compagnia siete i primi a sfoderare il portafogli. Investire in un progetto per ora è prematuro, specie se non sapete fare bene i conti con il budget. Cancro, affari d'oro per chi esercita un'attività commerciale o lavora nel settore della ristorazione. A contatto con il pubblico siete sensibili e garbati. Il meglio però tocca a chi è ancora in ferie e se la sparsa tra passeggiate nel verde e rilassanti letture. Leone, l'inizio della giornata è solo una fase preparatoria, non mancano proposte e richieste, ma invece di attivarvi indugiate pensando ai fatti vostri. Già a metà mattinata la luna entra nel vostro segno, regalandovi vivacità, carisma e belle emozioni. Vergine, grazie al magico stellium di pianeti nel segno, vi muoverete con disinvoltura tra i vostri mille impegni, senza trascurare la vita sociale. Se siete già rientrati in città nelle ore libere, concedetevi una passeggiata o una pedalata nel verde. Bilancia, la giornata comincia in salita, più a causa del vostro nervosismo che per gli eventi che dovrete affrontare. Poco a poco recupererete il buon umore. Evitate di trascorrere le ore libere in solitudine, in compagnia degli amici tutto è più divertente. Scorpione, avrete un fascino speciale, ma dovrete cogliere l'attimo senza contare troppo sulla durata della vostra magica arte da incantatori di serpenti. Tanti amici con cui condividere esperienze e progetti in gruppo, insegnate ciò che sapete e imparate cose nuove. Sagittario, tranquilli fino al punto di annoiarvi, il pensiero insiste sul passato che saggiamente rielaborato diventa utile per vivere meglio il presente. Giornata a ritmo lento, arrivate a sera senza grandi soddisfazioni, ma sicuramente liberi dallo stress. Capricorno, con il partner siete come il giorno e la notte, voi affidabili ma un po' rigidi, lui umorale e tenerone. Eh sì, è proprio vero che gli opposti si attraggono. Sottili tecniche di persuasione applicate agli affari, se l'interlocutore tentenna voi lo incoraggiate. Acquario, annoiati di giorno e nervosi di sera, da voi stessi e dagli altri pretendete moltissimo, per questo il rischio di restare delusi è piuttosto alto. Voglia di evasione tra arte e passeggiate nella natura, difficile però trovare quello che fa per voi. Pesci, un'amicizia va pian piano mutandosi in qualcosa di più profondo, per ora non ne parlate ma a voi tocca la scelta, dare l'ok o cambiare capitolo. Le vostre antenne captano in anticipo le tendenze al lavoro, siete i migliori precorritori di mode e tempi.